Quante volte ci chiediamo quanto è importante il pomodoro sulla nostra tavola, nella nostra alimentazione, no? Lo mangiamo sempre, è un alimento fondamentale della nostra dieta, della nostra quotidianità. Pensate che il pomodoro è arrivato in Europa nel 1500, portato qua da un conquistatore, da Cortés, perché il pomodoro nasceva in Messico e molto apprezzato perché veniva già mangiato nell'antichità, sia come nella sua completezza, sia per mangiato così com'è, sia sotto forma di salsa, come siamo abituati anche noi a mangiarlo. Grazie al pomodoro noi, cioè, pomodoro per noi, no? Tutti i bambini si ricorderanno la fetta di pane al pomodoro della nonna, le merende dopo la partita di calcio, ma poi si trasforma in questo piatto che in Toscana è veramente una leggenda, la pappa al pomodoro. La pappa al pomodoro è un piatto che si chiama così perché in Toscana chiamiamo pappa tutto ciò che i bambini fanno diventare pasta, no? Quindi è questo piatto fatto con il pane raffermo, il pane vecchio e il pomodoro. Insieme ci mettiamo qualche altro odore per renderlo così meraviglioso, perché uno dice come pane e pomodoro lo sanno fare tutti. No, lo sappiamo fare solo noi in Toscana, con il pomodoro nostro, un pomodoro che nasce qua dentro, qua il pomodoro sta iniziando la propria vita, il proprio percorso, e diventa un piatto che è fantastico. Un piatto fantastico che soltanto nelle cucine delle nostre trattorie fiorentine diventa una poesia mondiale, perché chiunque viene a Firenze, nella nostra città, assaggia la pappa al pomodoro e non la trova da nessun'altra parte così. Ma com'è sto ragazzo? È bravo? È un super chef, ormai è già 13 anni qui da noi, 14. 14 anni qui da noi, che da piccolo, diciamo. Mi hanno allevato. Si è allevato. Ma quanti anni ha ora? 36. Ma rispondi per lui? Rispondi Sì, sono entrato a 22 anni. per lui? Magari non lo sapevo. Non lo sai? No, 36 me lo ricordavo, ce n'ho 55 io. Ma qual è la sua specialità principale? Da un po' di tutto, perché sa fa tutto, sì. Qualsiasi cosa gli dai la fa. Ah, la Qualsiasi pappa al cosa, la pomodoro? pappa pomodoro la fa buonissima, la ribollita, il cinghiale. Ma perché palle d'oro? Palle d'oro è un vecchio nome, un vecchio soprannome del nostro bisnonno. Noi siamo la quarta generazione. È partito come fiaschetteria, che prendevano il vino alla Rufina e venivano a vendere il vino, locale del vino, non so perché mi risposti. E niente, da lì perché mettevano questo stabilimento dei carri con delle palle d'oro e dice ecco il carro di palle d'oro. Lì è rimasto un nome, un soprannome. Si accomodi pure. Ale, sei troppo bello. Chi è troppo bello? Lui. Ma lei è? Io, il secondo chef. Il secondo, e perché non è venuto al mercato? Perché vengo la sera basta Ah, non è venuto ad aiutare lì. Qualcuno doveva lavorare. Bello, fino. Bocca al lupo! Vai, lupo! Ciao! Consideriamo che il mercato centrale ha aperto una decina di anni dopo il nostro ristorante e la cosa più bella sinceramente lavorare qui è che riusciamo a farci la spesa la mattina. Quando entriamo possiamo sceglierci i prodotti migliori, fare un menù giornaliero per rimanere comunque nella stagionalità dei prodotti e sinceramente credo sia impagabile a lavorare a 30 metri da una cosa storica così bella e funzionale, che negli ultimi anni è stata rivalutata tantissimo, sia dal piano di sopra che dai commercianti che riescono ogni giorno con il loro impegno a mantenere viva questa storia. Ma
buongiorno. Si può prendere qualcosina per fare una buona pappa oggi? Ho bello e finito tutto, però cerco di accontentare. Dai, allora, aglio, partiamo dall'aglio. Un capettino d'aglio. No, di due tipi. Dimmela. Allora, sempre buono. Questo è spagnolo vecchio. Vecchio perché è stato già asciugato, eh. Ok. E questa è roba italiana nuova. La differenza è che qui c'è lo spicchiettino, lo lavori più veloce, e questo si esalta un po' più il sapore, però è un po' più problematico sbucciare. Ok, ma andiamo sul nostrano, sì, più che altro perché avendo pochi ingredienti preferisco tirare fuori il sapore. Questo per vai. Bene, sì. Ti va bene una farina orsina? Benissimo, benissimo. Poi che ti posso dare? Allora, passiamo a un po' di pomodori, ovviamente. Allora, io c'ho purtroppo ora l'è tutta Sicilia, tu lo sai. Ma va benissimo. Andiamo a prendere. Andiamo. Tutta... Io ti consiglierei un misto fra tondo e questo qua. Butta un po' più di sughino, quello c'ha una buccia un po' durettina. E io mi fido dell'ortolano. Quindi va bellissimo. Benissimo. Basilico buono. C'ho del basilico del Lazio in serra. Ok. Se no, non bello. Ecco. Ora ti spiego tutto. Sì. Questo è il primo nostrale dugnano. È tutte foglioline, annusala. È uno spettacolo. Infatti sono partito male in erroreria a dirti bello. Bello no, lo voglio buono. È dugnano, di un contadino. Fantastico. Che sta facendo ora? Io darei una manciatina così. Vai, tanto perfetto. Per... Poi che ti posso dare? Senti, per la pappa sono a posto. Devo farci un brodino vegetale, quindi sedano, carote e cipolla. Mi basta proprio pochino, due carote perché non lo voglio troppo dolce. Io ti darei una il cuore, fantastico. Carotina. Benissimo, e dammi due cipolle, ormai rimaniamo nel sud se ce l'hai di Ciopea. Però qui sta a te decidere. Dimmela. Quelle laggiù dell'Egitto non te le darei no. Mai. Io ho una Tropea fantastica, però ti può diciamo addolcire il piatto. Una cipolla bianca mi dai e una rossa che mi serve per un'altra cosina. E siamo a posto. Io ce l'ho gialla però, bianca. E questa gialla. È Tropea, ricordati. Tropea, benissimo. Anche se non, non ci si sbaglia. Vai, noi siamo a posto. Ecco a te. Grazie mille. Un po' di pane per fare un'ottima pappa. È lui, ti ringrazio gentilissima come sempre, ciao! Ciao, buongiorno, ho bisogno di un ottimo olio extravergine di oliva. L'olio, a parte che è nella base della nostra cucina italiana, quanto è importante in questa ricetta in particolare è tutto. Insieme ai pomodori, avendo pochissimi ingredienti, se non si sanno scegliere bene, abbiamo un risultato mediocre. Sono Alessandro Sforza, dalla Trattoria Palle d'Oro di Firenze, trattoria storica aperta dal 1860, una quindicina d'anni prima del mercato centrale. E oggi siamo qui perché la nonna Milena mi ha sfidato per fare la pappa al pomodoro. Sono piatti che loro hanno visto nascere,
Io ho visto fin dalle prime esperienze culinarie a oggi, quindi forse ho qualche informazione in più di lei che non sa, queste tradizioni a volte vengano smontate da noi cuochi, però cerchiamo di portare rispetto sia alla nonna che alla ricetta e vediamo come va. Ti va la pappa pappa col pomo pomo pom pomodoro. Come cominciare con la pappa al pomodoro? Partiamo dall'olio, ingrediente principale per tutti i procedimenti della cucina italiana. In primis questo della pappa, che avendo pochi ingredienti cominciamo subito dal migliore e quello buono. Spicchiettini d'aglio buttati nel soffritto, delle foglioline di basilico spezzettate a mano per non avere quel sapore acido o per non ossidare la foglia. Andiamo a mettere dei pomodori maturi, poi la stagionalità ci dirà quali sono più adatti da mettere in pentola. A parte, faremo un brodo vegetale molto semplice per allungare e dare la giusta consistenza al piatto. Una volta messi i pomodori, la cottura è molto veloce, 15-20 minuti. Pane raffermo, solitamente venivano usati quei pani avanzati che uno col pane secco non sa che fare. Mettiamo dentro, allunghiamo col brodo, iniziamo a carezzarla con un mestolo, questa pappa, finché non perde la sua consistenza. Una volta finito, filo d'olio, basilico a crudo e questa è la pappa al pomodoro. Viva la pappa, pappa, col pomodoro. Viva la pappa, pappa, che un capo lavoro. Viva la pappa, 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 col pomodoro. Viva la pappa, 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 col pomodoro. You call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sandro, ciao. Ciao, piacere, come va? Stai? Ben trovato. Grazie. Ho portato il vino per il tuo piatto. Oh, bene. Siamo rimasti in Toscana, però sì, sono andata verso il mare. Siamo a Suvereto qui, questo è un blend di Malvasia e Trebbiano. È un vino abbastanza morbido, non particolarmente fresco, perché la pappa al pomodoro comunque ha una piccola componente di acidità. Sì. E quindi non dobbiamo esaltarla ulteriormente. Facciamo? Are you ready, Boots? Start walking. Come on, everybody.
Ora vado alla trattoria, una bella trattoria fiorentina, assaggiare la pappa e il pomodoro che Alessandro ha fatto al mercato. Pensavate che io non ci fossi, ma ci sarò sempre, sempre per giudicare e assaggiare. Cari miei, io ci sono, sto arrivando. Alessandro, sto arrivando. Come on, everybody. Buongiorno Luca. Buongiorno. Buongiorno. Bene, bene, bene. Bene, me l'hai preparato il tavolo? Il tavolo è già pronto. Bene, bene, bene. Well, when you hear the music, you just can't sit still. If your brother won't rock, then your sister will. Come on, everybody. Sono qui alla trattoria Palle d'Oro e questa volta comoda a sedere a tavolino. Venga ad assaggiare la pappa e pomodoro che ha fatto lo chef Alessandro. Questa volta io non ho dato consigli, perciò si sentirà com'è. La nonnina Milena mi ha sfidato sulla pappa oggi, stamattina al mercato, te l'ho preparata. Io ho fatto del mio meglio, ho preso i prodotti migliori, scelti con cura, cucinati con calma, un po' d'amore, quindi dovrebbe essere di tuo gradimento. Aspetto un giudizio veritiero, mi raccomando, che ci tengo molto. Quindi... Dall'aspetto sembrerebbe buona. Ti ringrazio. Ora si assaggia. Bene. Buona, 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 buona. Per me è fatta con gli ingredienti che faccio anch'io. Bene. Aglio, basilico, pomodoro e pane. Olio, logicamente. Sì, buono. Buono. Io la faccio meno rossa, però è veramente ottima. Ti ringrazio. Veramente, ti ringrazio, veramente. Mi fa veramente molto, buonissimo, molto piacere. Anzi, se poi... ce ne fosse dell'altro. Buona, 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 ottima, veramente, hai passato l'esame. Fantastico. Pappa al pomodoro? Sì, pappa al pomodoro. Pappa al pomodoro? Pappa al pomodoro. Pappa al pomodoro. Senti, senti. Viva la pappa. Viva la pappa. 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 Al pomo, pomo. Al pomo, pomo. Pomodoro. Pomodoro.